Super scoperta di Veronique nel reparto scontato. Questo è tutto vegetale, mi sa. Non oso nemmeno immaginare la vita dei vegani celiaci. È tipo in sconto dal 2012, basta, non ci caschiamo più. No, a parte che io non ho neanche la nocciola. Neanche quello. A me l'hanno messa però, Imbruttiti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a fare la spesa da Coop, perché su Instagram mi avete indicato che sono usciti tantissimi prodotti nuovi. Prima di andare da Coop voglio dirvi che questo video è sponsorizzato da MyProtein, che è uno shop online dove all'interno troverete una categoria vegan con integratori, proteine di vario genere, barrette, ne ho trovate alcune veramente super buone e vi consiglio di provarle. Se cliccate sul link qui sotto e in fase d'acquisto inserite il codice Giorgio in mesi, avrete uno sconto del 37% su tutto quello che mettete nel carrello. Io ve l'ho detto. Adesso andiamo da Coop. Allora amici, una cosa che scopro solo ora, perché non faccio mai la spesa da Coop, è che subito all'entrata hanno messo questo crea la tua colazione smart e hanno messo tutti i vari prodotti per creare la propria colazione. Guardate che carino, c'è anche il latte di soia e anche il mix per far la colazione. C'è il farro soffiato, che carino, andiamo avanti. Abbiamo visitato tutta la parte di frutta e verdura, ma guardate che frigo gigantesco, cioè ma è infinito. E dietro ce n'è un'altra ancora. Vediamo se troviamo qualcosa. Aia, partiamo molto male. Per adesso assolutamente nulla. Ma non scoraggiamoci, proseguiamo. Altro frigo, andiamo. Eccola lì, Veronique. Trovato qualcosa? Beh, io trovo sempre qualcosa. Porca roca. Questo è tutto vegetale, mi sa. Bene, vediamo se c'è qualcosa di nuovo. Allora, partiamo da qua, dal fatto che c'è anche qui il Vuna. La cosa simpatica è che anche qui è in sconto a 4,99€, però è tipo in sconto dal 2012. Basta, non ci caschiamo più, ecco, abbiamo capito che 4,99€ è il prezzo e non è scontato. Bene, ma andiamo avanti perché è interessante vedere tutta la linea Vivi Verde Bio, che è totalmente vegetale ed è il marchio bio di Coop. Ci sono i falafel, nuggets e anche le polpette. Ci sono anche i burger. Ecco, io probabilmente il primo prodotto che provai appunto di Coop, di Vivi Verde, era esattamente il seitan alla piastra, ma credo 8 anni fa. Poi, altra cosa interessante è che anche da Coop sono arrivati i nuggets di Unconventional, ci sono anche i burger ovviamente, c'è anche quello al gusto pomodoro che è il mio preferito, ma vi faccio vedere una super novità, in realtà non è una novità, qui sotto c'è tutta la parte di formaggi vegetali, soltanto che a differenza di Esselunga che c'è esclusivamente il Greek White, qui si trova anche il Vio Life grattugiato per pizza. Interessante, questo me lo porto a casa, così facciamo una pizza fatta in casa. Che dici, Veronique? D'accordo. Inoltre mi sono accorto di una cosa super interessante, c'è anche l'insalata russa 100% vegetale, anche il prezzo dai, non è malissimo. In più Veronique mi ha fatto notare che del marchio Valsoia c'è l'irresistibile super ovo veg, credo sia una sorta di uovo strapazzato. Siccome non mi convince moltissimo, fatemi sapere nei commenti se l'avete già provato, se vi è piaciuto, così magari mi convinco anch'io e lo provo. Tra l'altro, giusto per finire la parte formaggi, anche qui c'è il gratì e c'è anche il gratì a spicchio. Invece nella parte più bassa ci sono tutti i salumi vegetali. Questo è molto buono, mi rimane un po' sullo stomaco, devo dire la verità, ma farete un figurone con gli onnivori. Questo salame invece me lo ricordo bene, perché l'avevo mangiato in un video e mi avevate fatto notare che c'era l'uovo ed era vegetariano. Mannaggia, come dimenticarselo. Reparto yogurt, sempre Veronique, ha notato che del marchio Coop, in questo caso è Bene Sì, credo sia appunto sì, è il marchio Coop ma senza lattosio, ci sono tutti questi yogurt di vari gusti, di soia e credo anche senza zucchero, quindi interessante. Ah, ovviamente c'è anche Valsoia, vabbè, ma è ovunque. Abbiamo notato che qui da Coop ci sono una marea di latti vegetali, veramente tantissime. E tra l'altro Veronica ha notato che qui c'è anche Alpro e nocciola. C'è lo zucchero però. E allora niente. Però... Ah, questo c'è anche castagna. Ah sì, c'è anche castagna. Tra l'altro senza zucchero c'è questo. Vi evito tutta la parte biscotti perché non abbiamo trovato praticamente quasi nulla, a parte il classico biscotto digestivo, ma sinceramente. Super scoperta di Veronique nel reparto scontato, praticamente abbiamo trovato due prodotti incredibilmente vegani. Allora, i baci di dama che hanno la margarina,
praticamente sono totalmente vegetali e sono anche scontati molto bene, ma no, questo è inaspettato. Questo è inaspettato, i tesori di Sperlari al gusto nocciola, cioccolato fondente con ripieno alla crema alla nocciola e nocciola intera italiana, totalmente vegetale, amici. Incredibile, prendiamo sia questi e sia questi. Anzi, i baci di dama li lascio giù perché c'è il glutine. Nei prossimi video vi racconterò perché sto eliminando il glutine, perché sto per fare degli esami importanti, quindi a breve scoprirete tutto. Ah, giusto per completare la corsia, porcherie, questi ovviamente sono totalmente vegetali, questi che sono nuovi non sono vegetali, ci sono i Grisby ma non ci sono quelli vegani. Che peccato, non li hanno ancora messi. E io che pensavo che da Coop li avrei trovati. Allora, siamo arrivati nella corsia prodotti salutistici e ci è caduto subito l'occhio su questi due, ma non solo questi, è senza glutine, semplicemente. Ci siamo letteralmente cascati, ero convinto di averli trovati. Niente, tra l'altro, come vi ho detto prima, essendo che sto eliminando il glutine, adesso è ancora più complesso trovare il cibo, perché vi faccio un esempio banale. Allora, sono nella corsia senza glutine. Ho detto, mi prendo delle piadine. Perfette, senza glutine, con la farina di riso e di mais. Secondo ingrediente, latte. Bene. Non oso nemmeno immaginare la vita dei vegani celiaci. Un incubo. Alla fine ho optato per questi wrap senza glutine. E non hanno il burro ma la margarina vegetale. Allora amici, il reparto panetteria, abbiamo notato che di vegano c'è il cornetto vuoto, sembra buono, e poi anche il cornetto vegano all'albicocca, che è questo. E poi vabbè, pizze, focacce, mi viene una fame a me guardare sta roba, ma devo ricordarmi che non devo mangiare il glutine. Ma come faccio? Guardatela! Madonna mia! Allora amici, adesso entriamo nel reparto surgelati, eh? Cioè, ci sono dei freezer enormi. Veronica è già partita. Veronica, aspettami! Allora, partiamo da qua. Allora, molto bene. Vivi Verde, questa è la marca che conoscete un po' tutti, di Coop. Ci sono questi burger di soia biologici e burger vegetali a base di ceci e lenticchie. C'è tutta la linea Valsoia che ancora non toglie l'uovo nel 2023, ma secondo me... Dai, cazzo. Allora, qui niente di niente. Abbiamo poi trovato questo. Vabbè, l'abbiamo provato già 12 volte. Ci ho fatto anche un video, quindi lo trovate qui sul canale YouTube. E poi ci sono anche questi della Findus Green Cuisine. Oltre a questo ci sono anche della Findus anche i bastoncini, che però in questo momento non vedo, magari proseguendo. Allora amici, brutte notizie. In tutto quel frigo, zero. A parte quello che vi ho appena fatto vedere. Ma c'è un altro frigo. Da tutta questa parte ci sono patate, spinaci, cime di rapa, broccoli surgelati e in questo punto preciso invece ci sono i gelati, ma ve li ho già fatti vedere 14.000 volte. C'è questo cono della Valsoia, ci sono questi stecchi della Valsoia e c'è il biscottone di Amando. E l'ultimo vegano di gelato è questa vaschetta, nient'altro. Mi avevano parlato veramente tanto bene di Coop, dicendomi che all'interno avrei trovato una marea di prodotti. Probabilmente ho visitato la Coop sbagliata. Fatemi sapere in quale Coop andate voi e quali prodotti in più di solito trovate. Fatemelo sapere qui sotto. Allora, ultima corsia, quella per gli animali. E sorprendentemente per noi umani c'è poco di vegetale, ma per i cani c'è una colonna intera. Oltre ai croccantini secchi abbiamo trovato tutti questi snack, quindi gli ossicini mini che sono totalmente vegetali, sono troppo carini, ma abbiamo trovato anche tutto l'umido di vari gusti. Allora, questo con le carote, questo con fagioli e zucchini e questo con zucchine e pastinaca, che non so cosa sia, però che carini. E poi ci sono anche i biscottini ma hanno l'uovo. Tra l'altro vi faccio rivedere questo perché fa molto ridere. Allora, c'è l'osso vegetale che è composto per la gran parte di amido e di gran turco e fibre vegetali, e poi c'è anche l'osso buco vegetale perché ha i buchi. Ecco, vedi, che carino. Nella prossima vita voglio rinascere cane, sperando che mi portino alla Coop. Però altra cosa super simpatica è il motto: rispetta tutti gli animali, l'ambiente e la salute. Tutti gli animali. Bravo amico veg. Mi piaci. Ed ecco
Eccoci qui, amici, con la spesa Coop. Non ho trovato tantissimo, ma abbiamo preso due o tre cosette che sicuramente ci torneranno utili. Allora, come prima cosa abbiamo portato a casa questo VioLife per pizza grattugiato. Faremo la pizza fatta in casa, quindi seguitemi su Instagram nelle storie, perché lì vi farò vedere come faccio io la pizza fatta in casa. Ecco, non fatela come la faccio io. Però abbiamo preso questi wrap senza glutine e sempre nelle storie Instagram vi farò vedere come li utilizzerò. E poi, per ultimo ma non per ultimo, questi cioccolatini sperlari tesori nocciola. Cioè, ragazzi, sono troppo curioso di provarli. Però prima di provarli vorrei chiamare Veronique. È un momento di provare gli sperlari. Arrivo. Immaginavo. Allora, li apro subito. Aspetta che mi levo questo sacchetto di dosso. Ho spaccato. No, ma credo. No. Allora, uno a te e uno a me. Tesoro si chiama. Tesoro. Apriamo questi cioccolatini tesori, il mio tesoro. Saranno buoni. Che carini. Sembrano finti. No, posso dire una roba? Io mi sono stufata. No, no. No. Allora, qua non corrisponde, ma non corrisponde. No, a parte che io non ho neanche la nocciola. Neanche quello. A me l'hanno messa però, eh. No, allora, qua c'è la nocciola con il ripieno cremoso. Non è cremoso, è duro come un sasso. È il panettone per le auto. È veramente duro. Cioè, c'è un chilo di zucchero, quindi vabbè, dici che è buono, ma è duro. Cioè, il cioccolatino deve essere cremoso. Però possiamo dirlo che già soltanto il fatto... No, è una truffa. Possiamo dire una truffa? No. È una truffa, no, perché io ero felice di avere la cosa cremosa e non è. Ho capito, ma da vegani una roba del genere non ci capita mai. Non voglio che mi capiti. Cioè, ma cos'è quella roba qua? Beh, è andata malissimo questa spesa da Coop, ragazzi. Ma poi c'è il doppio cioccolato diverso per prenderti in giro, no? Capito? Che sembra che dentro è diverso cremo, non è cremoso, è duro comunque. Non è cremoso. Secondo me dovevamo metterli nella friggitrice ad aria. Non mi pare dire quello che penso. No. Vabbè, so. Mentre Veronique piange. Butto questo nel lume. No, sei tu. No, mamma mia, sei tragica. Basta. Sono rimasta troppo male. Come le brioche che c'è il ripieno di crema e poi è vuota. Non è andata benissimo questa spesa da Coop, però se voi visitate delle coppe diverse dalla mia perché trovate prodotti decisamente differenti, fatecelo sapere qui sotto nei commenti, così da condividere con tutti gli altri le vostre esperienze di spesa, perché a molte persone piace fare la spesa come a te. A me non piace, però siccome è una cosa che piace a loro, allora faccio le video di spesa. Sei costretto, insomma. Sono un po' costretto, sì. Tra l'altro, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, perché non settimana prossima, forse quella dopo, sì, settimana prossima uscirà un video incredibile, quindi non perdetevelo, giovedì, sempre, come al solito, ore 13. La settimana dopo ancora uscirà un altro video di spesa vegan, non diciamo dove, però giovedì ore 13, tutte le settimane escono i video a quest'ora. Ecco, volevi aggiungere qualcos'altro? L'ultima cosa su questi sperlari? No, non voglio sprecarmi, guarda, mi ha rovinato la giornata. Addirittura. No, va bene, signor Sperlari, mi dispiace per il signor Sperlari. Un cuore più cremoso. Allora, o facciamo un cuore cremoso, allora, o facciamo un'altra foto per il pack. Un appello per il giusto. Due sono le scene, così non si può andare. Facciamo un appello al signor Sperlari, però. Cosa vuoi dire al signor Sperlari? Aspetta, mi devo mettere no, in centro. Allora, aspetti. Io mi sposto così. Un discorso per il signor Sperlari. Aspetti, Un discorso. Mi lasci da solo, che a te invece eri contento. Un discorso per il signor Sperlari, prego. Allora, apprezziamo lo sforzo. Non ridere. Apprezziamo lo sforzo di fare i cioccolatini vegani. Però questo non è accettabile. Non si può fare un pack ingannevole, perché questo chiamasi truffa. Truffa. Cosa no? Sa che ci denunciano per questo. Io li denuncio per questo, perché io sono andata a casa contenta di aver trovato i cioccolatini cremosi e ho trovato altro. Guarda che c'è scritto, deve essere un po' più cremoso, signora Sperlari, questo posso dirlo. Allora, voglio proprio vedere se c'è scritto, vedi? È una truffa bella e buona, perché di solito c'è scritto immagine solo a scopo illustrativo, non c'è per pararsi il fondo schiena.
non neanche quello. Non c'è scritto. Non c'è. Secondo me, invece, io voglio dargli un'altra chance e proviamo a metterlo nella friggitrice d'aria. Ma non c'è scritto cuocere nella friggitrice d'aria. Magari non lo leggo io. Dimenticati. Basta, dai. Sennò poi magari... Non fa più niente di vegano. Va bene, amici, io vi ringrazio. Ringrazio anche il signor Sperlari per aver fatto questi dolcini vegani. E noi, ovviamente, come al solito, seguitemi su Instagram, il vegano imbruttito. Ci vediamo. Dove ci vediamo? Sempre qua. Come al solito. Sempre qua. Come al solito. In un prossimo video, giovedì ore 13. Iscrivetevi.